Uno scontro frontale tra due auto che non ha lasciato scampo ad una donna di 75 anni morta sul colpo. L'incidente è avvenuto all'incrocio per Capocavallo, all'inizio della frazione di Canneto, sullo svincolo tra via Campanella e via Galilei. Due le auto coinvolte, quella della donna, una Fiat Panda che viaggiava sul lato passeggero, era il figlio a guidare, e quella di un altro uomo, una delle due auto, stava per proseguire la manovra sullo svincolo cambiando direzione di marcia, l'altra invece proseguiva. Guiva dritto, poi lo scontro frontale. Le condizioni di entrambi i conducenti non destano preoccupazioni. Il figlio della donna ha riportato ferite giudicate guaribili in breve tempo, mentre la 78enne, come detto, è morta sul colpo, tanto che non le è stata praticata alcuna azione di soccorso. I sanitari del 118 hanno solo potuto accertare il suo arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.